Ciao a tutti, eccomi tornata con una nuova ricettina light, finalmente, non vedevo l'ora. Fra l'altro, una delle mie ricette preferite, quindi evviva! Anche perché stasera la mangio, evviva! Vabbè, facciamo il polpo con le patate lesse, è un piatto semplice e ci servono pochissimi ingredienti, quindi insomma ci piace. Di che cosa abbiamo bisogno? Non vi do subito le quantità perché ovviamente dipende da quelle che voi avete, cioè più o meno per farvi capire, io generalmente ho 40 grammi di pane, diventano 120 grammi di patate. Non sono tutte queste per me, chiaramente, sono anche per la mia famiglia. Comunque io per me avrò 120 grammi di patate e voi a seconda della quantità di pane che avete, cercate di convertirli in patate e dalla quantità di polpo che avete, generalmente si hanno sui 150-200 grammi di polpo e più o meno è così. Poi abbiamo bisogno quindi del polpo, delle patate, del prezzemolo e basta, olio, sale e pepe. Olio, i soliti due cucchiaini che abbiamo per sera, almeno che io ho per sera, poi dipende dalle vostre quantità. E sale e pepe come preferite, insomma, secondo delle vostre esigenze. Fra l'altro, ho letto anche una cosa interessante su questa bestiolina che è da vedere, poverino, così è un po' deprimente, soprattutto poi per quelli vegetariani di voi, mi odieranno. Ragazzi, mi dispiace, la prossima cerco di farla vegetariana, giuro. Ciao Serena. E a parte questo, una cosa interessante è che ho scoperto che il polpo ha un effetto che è comunque saziante perché ha una carne che è comunque ricca di fibre e di tessuto connettivo e anche di proteine, quindi insomma è una figata. Detto questo, cominciamo subito con la ricetta. Per prima cosa agiamo su il polpo, lo facciamo bollire fino a quando la carne non diventa tenera. Io userò la pentola a pressione, voi potete usare anche una pentola normale, ci metterete soltanto un pochino di più. Così com'è con la pelle? Io il polpo l'ho comprato già pulito, comunque l'ho anche già sciacquato. E all'Esselunga, ad esempio, lo si trova già pulito. Io, a parte che non sono neanche capace, ve lo dico sinceramente, di pulirlo da sola, e quindi meglio così, ecco. Ok, come vedete il polpo è nella pentola a pressione, ora la chiudo e la faccio andare per 40 minuti circa. Mentre sta cuocendo il polpo, facciamo bollire le patate. Ci vorrà di meno, gli fate due taglietti così ci mette anche un pochino di meno e li mettete a bollire in acqua salata. Metto sull'acqua per le patate, la sal metto il sale dopo dopo che abbia raggiunto il bollore, se no lo rallento, ci metterà di più. E vi racconto questa cosa. Io cuocio il polpo nella pentola a pressione perché mi sembra che così venga più morbido. In alternativa potete cuocerlo tranquillamente in una pentola normale e potreste utilizzare la tecnica di immergere 3 volte il polpo nell'acqua bollente. Occhio che dopo che l'avete immerso per la prima volta e l'avete tirato su, può essere che l'acqua abbia già smesso di bollire, quindi dovete aspettare che riprenda il bollore, rimergerlo una seconda volta, rimergerlo una terza volta, ogni volta che lo immergete per qualche secondo, insomma 2-3 secondi, anche 5, e dopodiché lo prendete, lo mettete in un'altra pentola riempita d'acqua fredda e da lì lo cuocete. È una tecnica perché in questo modo dicono che sia più morbido. In realtà io mi sono sempre trovata benissimo con la pentola a pressione e continuo a fare di testa mia. Volendo, per aromatizzarlo, potreste mettere anche delle foglie d'alloro nell'acqua di cottura del polpo, il sedano, la carota. Io non li metto sinceramente perché non ce le ho qui, però se ce l'avessi, ad esempio la foglia d'alloro lo metterei. E volendo ci potreste mettere anche il pepe, insomma, a seconda del vostro piacimento, così si aromatizza ancora un pochino di più se volete. Quando l'acqua per le patate comincia a bollire, ci metto il sale e le patate. Cerco di non scottarmi, per me è un'impresa perché sono più goffa di Pippo, a parte questo. Ecco fatto. E vabbè, aspetto che cuociano. Allora, non ve l'ho detto perché è opzionale, ma volendo si può utilizzare per l'emulsione che faremo per condire patate e polpo anche uno spicchietto d'aglio, uno spicchio d'aglio, alcuni lo tritano addirittura e lo inseriscono nell'insalata con il prezzemolo e con l'olio, eccetera. E invece io preferisco non metterlo nell'insalata, lascio soltanto che mentre polpo e patate si stanno cuocendo, l'aglio schiacciato insaporisca il condimento e dopodiché lo tolgo, in modo che non risulti troppo pesante, insomma. Anche se è una ricetta proprio leggera, leggera, eh. Con una forchetta schiaccio l'aglio, così.
Si è aperto così. E lo metto nella mia bacinella dove metterò l'emulsione. Poi lo tolgo, Prendo il prezzemolo che avevo precedentemente lavato e lo trito finemente. Fatto questo, dobbiamo soltanto aggiungere un po' di sale, un po' di pepe, io uso questo nero. Se volete voi potete aggiungerci il limone, ma a me piace anche senza, e l'olio. Allora, io oggi ho 2 cucchiaini, questo è per 4 persone, ci metto un paio di cucchiai, 2-3 cucchiai. Questo è per 4 persone, quindi un cucchiaio sono 2 cucchiaini, alla fine vengono tipo 2, 4, 6, 6 cucchiaini per 4 persone. Vabbè, regolatevi a seconda di quanto olio avete a cena o comunque durante il pasto in questione. Anche perché io non sempre ho le stesse quantità di olio, quindi a seconda della vostra giornata voi vi regolate e mischiate tutto bene. Questo ci servirà per condire chiaramente polpo e patate. Lasciate bene insaporire. E quando è pronto il polpo e le patate vi faccio vedere come continuare. Almeno abbiamo fatto qualcosa mentre aspettavamo che cuocessero, visto che la cottura è un po' lunga. Apriamo, vediamo se è cotto, ma dovrebbe esserlo perché era piccolino. Ho letto che cuociono in media 90 minuti per chilo di polpo. Ma questo non era un chilo. In realtà sono 2 piccolini, eccoli lì, sono cotti. Aiutandoci con l'acqua fredda così non ci spegniamo. Togliamo la pelle al polpo. Non è una roba difficile, basta fare, ecco, come sta facendo mia madre in questo momento. Vedete, quando diventa bianco, avete tolto tutto quanto alla pelle. Ecco, non è un lavoro lungo, abbastanza veloce. C'è da spellare le patate, possibilmente senza ustionarmi. Taglio a pezzettini le patate. Allora, il polpo, una volta che è stato spellato, è così. Prendo una bella bacinella grossa, un'insalatiera, e con l'aiuto delle forbici da cucina lo faccio a pezzettini. Volendo potreste farlo anche con un coltello, io faccio prima così. Come preferite, insomma. Al polpo aggiungo le patate tagliate a pezzettini. Tolgo i pezzettini d'aglio dall'emulsione. Condisco
un piatto leggero, è estivo perché è freddo, è buono, a me piace un sacco, ma veramente un sacco, è uno dei miei piatti preferiti. So che lo dico sempre, ma non è per ingraziarmi, cioè per farvi credere che è uno dei miei preferiti, è perché io praticamente amo mangiare e il 90% di quello che mangio sono i miei piatti preferiti, perché a me piace tutto. Quindi in effetti non ho neanche tanta attendibilità. In ogni caso, buon appetito! Spero che vi piaccia. Se lo provate, fatemi sapere. Se avete qualche consiglio, non esitate a darmelo. Io vi leggo tutti i commenti, mi fa un sacco piacere. E spero vi sia piaciuta la ricettina e a presto. Ciao!